il meeting Costruire un patto generazionale nell'economia dell'innovazione e delle competenze. Anche il meeting di oggi, 2018, è partito, secondo il nostro usuale approccio metodologico, da una fase di ascolto, attraverso un'indagine condotta da Astra Ricerche su un campione ampio e rappresentativo di italiani e di manager sulla domanda e l'offerta di competenze nel nostro paese, sui bisogni emergenti e sulle soluzioni praticabili, con l'obiettivo anche in questo caso di abbandonare una narrazione da fine del mondo o da anno zero, ma di ancorarci alla realtà concreta che è fatta di opportunità, di resistenze, di rischi, ma anche di buone pratiche. L'urgenza, imposta poi dall'attuale quadro demografico occupazionale, ci ha dettato l'agenda delle priorità, a partire dalle grandi questioni che caratterizzano un'economia dell'innovazione. E da lì sono venuti fuori i temi: la trasformazione digitale del lavoro, la diffusione sul territorio delle competenze, che abbiamo chiamato geografia delle competenze, il welfare, la demografia e il patto tra generazioni. Su queste dimensioni abbiamo poi creato, allestito un ambiente aperto alla collaborazione e al confronto, al quale abbiamo invitato oltre 70 attori, molti sono qua con noi presenti in plenaria, tra manager, giovani talenti, leader sociali di impresa, per capire con loro come dovrebbero cambiare i territori e le competenze tra nuove tecnologie e nuovi bisogni, e non solo, ma per cogenerare insieme a loro alcune proposte, proposte concrete, innovative, misurabili e replicabili per la rigenerazione del nostro Paese, da portare all'attenzione dell'agenda politica. Un meeting quindi di proposta e di mobilitazione che vuole stimolare una riflessione sullo scambio, sul trasferimento reciproco di conoscenze tra generazioni, sul rapporto tra metropoli e territori e periferie e sul cambiamento nelle organizzazioni necessario. Infine sul valore etico e civico delle competenze nella società. Di tutto ciò, quindi sia dei risultati della indagine che degli output prodotti questa mattina ai tavoli tematici, parleremo nel corso del meeting. Non ci fermeremo però oggi, ma continueremo a lavorare domani, continuando a catalizzare una comunità di competenze, anche con il supporto di una piattaforma di interazione e di scambio, per facilitare la costruzione di un movimento di opinione e di azione, speriamo il più ampio possibile. Sulla base delle risposte ricevute fino ad oggi e delle tante partnership di sviluppo che abbiamo già sviluppato sul campo in questi primi anni di attività, sono veramente convinta che Prioritalia sia pronta a dare consistenza a questo grande percorso collettivo, non individuale, di elaborazione e di condivisione. Per rafforzare la nostra riconoscibilità anche all'esterno e fidelizzare gli stakeholder, abbiamo deciso di istituire un premio Prioritalia sul senso civico, per valorizzare esempi positivi di innovazione sociale e comunità di cambiamento attive sul territorio. In altri termini, per mappare e mettere in rete tutto quel grande patrimonio ancora sotterraneo di innovazione e per promuovere quindi nuove forme di convivenza inclusive e intelligenti e nuovi modelli del lavoro e dell'impresa sostenibili. Mi avvio a concludere dicendo e sottolineando di nuovo che quello che ci muove è il desiderio di connettere sfide, capacità e risorse per costruire leadership civiche che sappiano far prevalere sul senso cinico il senso civico e ispirare una nuova identità collettiva che sia fondata su valori e su principi. Quello che ci muove è la fiducia nella possibilità che abbiamo a portata di mano di tradurre in realtà una visione di sviluppo responsabile per questo nostro Paese, insieme all'ambizione di dare consistenza, e torno alla parola iniziale dell'incipit calviniano, al nostro Paese, nel senso di maggiore concretezza, credibilità e coesione. Tutte queste
parole, queste idee vanno a finire nello zainetto. Nello zainetto che a questo punto comincio a essere carico, che io mi metto sulle spalle, io vi ringrazio e naturalmente conto sul vostro contributo per tradurre tutto ciò in realtà. Grazie.